Si è celebrato quest'oggi il 98esimo anniversario dell'autonomia del comune di Capodorlando, una bella cerimonia che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze dell'Istituto Comprensivo numero 1. I nostri alunni della scuola primaria e della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo numero 1 di Capodorlando hanno partecipato attivamente a questa manifestazione, a questa celebrazione per il 98esimo anniversario dell'autonomia di Capodorlando, con dei lavori che infatti hanno, presentato al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale nonché alla cittadinanza, consistenti in cartelloni con le firme di tutta l'amministrazione e con delle poesie che sono appunto state composte da loro, quindi in originale anche in vernacolo, quindi un lavoro molto importante. E diciamo che queste occasioni, tutti questi appuntamenti per noi sono molto importanti e sono importanti perché danno l'occasione ai ragazzi di conoscere e studiare le origini del territorio e la sua storia e soprattutto perché sono momenti che mantengono sempre alta la dialettica tra la scuola e il territorio. Quella tra la scuola e il territorio è sicuramente una relazione necessaria perché essi, sia scuola che territorio, sono diciamo complementari diciamo proprio nella strutturazione della scuola e del percorso educativo degli alunni. Infatti, diciamo quello dell'istruzione deve essere necessariamente deve essere visto da un punto di vista pragmatico, quindi la scuola deve essere vista nel territorio, in collegamento con esso. Situazioni come queste, giornate celebrative come queste, abbiamo avuto anche giorni fa il premio Librizzi che celebra le origini di Capodorlando, ci danno occasione proprio di confermare l'importanza della relazione scuola-territorio, che è una relazione biunivoga, in quanto da un lato diciamo noi come scuola traiamo dal territorio dal punto di vista culturale, ma allo stesso tempo restituiamo al territorio un capitale sociale, che sono appunto i nostri ragazzi, che sono ovviamente formati per la vita, ma anche formati per restituire al territorio un pregio, diciamo per restituire al territorio il valore, quindi per valorizzarlo anche grazie alla loro cultura e grazie alle loro professioni. E ho sempre insistito su questo punto, cioè sul fatto che il patto esistente tra scuola e il territorio costituisce proprio una cornice per l'educazione degli alunni. E la scuola siamo noi, siamo gli alunni, i docenti, il personale ADA, l'amministrazione comunale, i genitori, gli enti del terzo settore. E dalle forze che riusciamo a mettere in campo potremmo sicuramente far uscire dai ragazzi i veri protagonisti del domani in grado di valorizzare consapevolmente il loro territorio. Una giornata importante questa per Capodorlando che festeggia il 98esimo anniversario dell'autonomia, ma soprattutto la grande presenza di bambini. Sì, è importante perché intanto la presenza non solo presenza passiva, ma una presenza attiva con le loro positive, con le loro poesie e soprattutto con i significati delle loro poesie, che è quello di amare il nostro territorio. Ho detto e ribadisco, approfittando anche di voi, che Capodorlando è un bellissimo paese, ma Capodorlando ha bisogno anche che i cittadini, gli orlandini, lo tengano ancora più a cura. L'amministrazione deve farlo, cercherà di farlo sempre meglio, ma è chiaro che da soli non ce la possiamo fare. Quindi ognuno di noi che curi il paese, che faccia sì che rimanga e che sia sempre la perla del Tirreno. Questo è l'aspetto fondamentale. Ci si avvicina però al centesimo. Esatto, questo è anche l'inizio di un programma e di una camminata verso il centesimo anno dell'autonomia. Noi abbiamo avviato oggi questo percorso, lo avviamo proprio con la piantumazione di nuove palme e continueremo a farlo nel paese in sostituzione delle vecchie, di una nuova piantumazione. Non si tratta di una ripartenza, ma si tratta di un ulteriore crescendo, secondo me, che noi dobbiamo fare. Dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti perché i tempi, come voi sapete, si evolvono in maniera veramente esponenziale e anche noi dobbiamo cercare di rimanere a passo con i tempi e per fare questo, ribadisco, dobbiamo cercare di accelerare in tutto quello che è necessario per il mantenimento delle bellezze di questo territorio.